Prende forma il gruppo comunale Volontari Protezione Civile di Cremona, percorso incominciato lo scorso 27 febbraio in Consiglio Comunale e proseguito questa mattina a Spazio Comune con l'incontro con la cittadinanza per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle candidature da parte dei futuri volontari, alla presenza dell'assessore alla mobilità sostenibile Simona Pasquali, del consigliere comunale Santo Canale, dei tecnici del settore programmazione, progettazione, manutenzione, mobilità sostenibile e da oggi anche protezione civile del Comune. Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della costituzione del gruppo comunale volontari protezione civile e il suo regolamento, oggi annunciamo la pubblicazione della manifestazione di interesse, quindi ogni cittadino cremonese potrà, scaricando i moduli, presentare la propria candidatura per far parte del gruppo comunale volontari protezione civile. Una volta che verrà chiusa la manifestazione di interesse, quindi raccoglieremo i partecipanti, questi verranno iscritti, dovranno partecipare a ad un corso con il quale ci stiamo coordinando con la provincia, perché la competenza di organizzare i corsi appunto è provinciale, e poi dovranno superare la prova e finalmente avremo il nostro gruppo. A mettere in moto la macchina che porterà alla formazione del gruppo comunale è stato il consigliere Santo Canale, a cui va il merito dell'ordine del giorno approvato lo scorso 27 febbraio all'unanimità dai componenti. Io ho presentato un po' di tempo fa un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità in tutto il Consiglio Comunale, e finalmente, fortunatamente, ci sarà un gruppo comunale di protezione civile anche a Cremona. Io ho fatto il corso base qualche anno fa, nel 2020-2021, più o meno periodo Covid, dove però purtroppo insieme ad altri cremonesi ci siamo dovuti spostare nei comuni limitrofi, perché appunto Cremona non c'era. E con oggi sono felice perché tanti cremonesi, tanti giovani potranno dare la propria disponibilità e anche, diciamo, le loro competenze nella propria città.